diceva all'inizio, la posizione del PD è stata programmatica. Noi abbiamo individuato, abbiamo segnalato e posto all'attenzione del sindaco una serie di punti programmatici su quali non concordavamo con le proposte portate avanti e approvate in giunta dagli assessori di espressione del PD. Sindaco, tu, io ti conosco, tu sei così, sei proprio come sei, ti hanno sentito tutti, sei una grande persona, un ottimo medico, ma il ruolo che ti sei scelto ti impongono altre scelte, altre considerazioni, non ci può fare l'elenco delle cose che non hanno vista, non sta davanti dal punto di vista, alcune le condividiamo anche noi. Ma credo che bisogna dare un messaggio chiaro alla città, ai tanti cittadini presenti, ai giornalisti che stanno qua, per capire anche loro, ma non ci sarebbe se ce ne andiamo dopo 3 ore, 4 ore di discussione, senza aver capito quanto le posizioni che in campo, credo che non abbiamo fatto un buon lavoro alla città e credo che tu non sei riuscito dal pantano. Perché io lo ribadisco, noi ci abbiamo messo la faccia e abbiamo creduto nella tua persona e in quello che rappresentavi. La legge 81 parla chiaro, al sindaco è riconosciuta la facoltà di scegliersi i propri componenti in giunta, il proprio esecutivo. Questa scelta l'hai delegata ai partiti. Quindi è stata una giunta autorizzata, abbiamo autorizzato anche noi, tutto avremmo creduto, tranne che poi questa scelta si fosse perpetuata anche nelle altre generazioni. E francamente, quando si tocca la tasca dei cittadini, la tasca anche nostra, abbiamo qualcosa da dire, così come abbiamo qualcosa da dire su tante cose che sono state portate in giunta, non in consiglio, perché io lo voglio ribadire l'ennesima volta. In questo consiglio comunale non è mai arrivato nessun atto, tranne una delibera tanante per la posizione di un piccolo solo, non è arrivato nessun atto per cui si possa accusare qualche partito critico della maggioranza di aver bloccato e immobilizzato la città. Non è vero, è un falso, e chi lo dice ha detto, ha tenuto di affermare il falso. Noi ci attendiamo, capito, i punti programmatici, tra virgolette, perché noi li abbiamo indicati, nel tuo programma li abbiamo messi, ma lì c'è il ciclo di produzione della palla, abbiamo dovuto comporre tutti insieme a programmare gli interventi, la pianificazione del territorio, il programma integrato urbano di Europa. E certo, quando ci siamo resi conto che le decisioni venivano assunte in solitario, senza nessuna discussione, abbiamo detto no, fermatevi. Lo abbiamo detto in aiuta per primi ai nostri assessori, quelli che abbiamo utilizzato noi, quelli che abbiamo indicato noi. E che purtroppo ci siamo resi conto che non rispondono più a noi, non rispondono più al partito. E evidentemente si è fondata una specie di consorteria di tutto soccorso. Io ti prendo te, tu prendi te, siamo andati da tutto in questo consiglio comunale. Che gli assessori, la giunta è intoccabile perché sono toccabili i consiglieri comunali. Cioè, guarda, è una cosa fuori dal mondo. Allora, dico io, quale migliore occasione, sindaco, per te, per chi ti consiglia male, dico io, quella di un consiglio comunale come quello di oggi, in cui potevate sbucciardare, mettere alla berlina le posizioni che questi quattro trascettanti, che prima è stato un aggettivo trascettantissimo, non so se si riferisce a noi per sbagliare, perché noi
stiamo lavorando per farti governare nel modo migliore. Conosco molti, perché anche noi siamo portatori di idee, siamo portatori di un modo di pensare totalmente. Pensavamo che con la tua elezione si potesse dare inizio, era la famosa rivoluzione a cui tu facevi riferimento. Anche per un piccolo risparmio, per un segnale per dire
portiamo anche un minimo di pace. Ecco perché non partecipiamo alle commissioni, perché pensiamo che delle commissioni composte da 12, 13 consiglieri comunali, sono dei mini consigli comunali, è uno spreco, è veramente uno spreco, e a questo spreco non dobbiamo partecipare. Però per esempio, quando c'è bisogno di un nostro rapporto con la comunità, giusto questo argomento, io ricordo che abbiamo presentato un documento con dei punti programmatici, su quei punti il nostro commissario provinciale ha chiesto al sindaco di porre la massima attenzione e di verificare se quei punti erano punti sostanziali, ma sono quei punti di grande interesse della città, perché uno riguarda il funzionamento di questo consiglio comunale, che ha bisogno di essere valutato, e l'altro riguarda il punto. Ovvero la delibera di accompagnamento al pubblico. E anche su questo ci sarebbe molto da dire. Però noi abbiamo la nostra proposta. Credo che i punti si possano portare tranquillamente all'attenzione del Consiglio Comunale e credo che sia un'occasione affinché tu possa verificare se hai una maggioranza che ti sostiene e su quelle che sono le battaglie di tutti e per tutti. Puoi avere volontà, noi questo che ti invitiamo a fare, e vorremmo che tu su queste cose dicessi il tuo punto. Io ho finito e...